La mia ricchezza, ma credo che la mia ricchezza nella vita sia stata, siano stati gli insegnamenti che ho ricevuto da famiglia e insegnanti. Sono stato molto fortunato da questo punto di vista e forse è per questo che sono così pieno di vita oggi. Io non credo di avere le competenze per fare il mental coach di nessuno, eh, però credo che a, dal prossimo settembre in poi farò delle conferenze motivazionali. È un'idea che ho, vedremo. La gentilezza è gratis. E quando una persona ti chiede aiuto o fa capire che ha bisogno di aiuto, finché uno può, secondo me, deve. In bocca al lupo. Mm, nulla. Nulla perché diciamo io sono poco per la dietrologia e molto più per guardare al futuro. Sono quello che sono anche per gli errori che ho fatto e che farò, per cui quando ti batte il cuore, quando la vedi, quando la pensi, quando c'è un, una fortissima intesa chimica e sessuale, quando la vorresti tenere vicino a te più spesso di quanto non succeda normalmente. Quando quella persona ti completa, quando sai che non perché ti manchi un pezzo, perché noi nasciamo interi, ma sai che quella persona ti dà quel qualcosa in più, ti fa stare bene, non ti crea ansia pensarla. Ovviamente ti accorgi di essere innamorato, non significa che c'è l'amore. Ti accorgi di essere innamorato, cioè ti accorgi che forse con quella persona puoi costruire una strada verso l'amore, poi ci vuole tanto impegno. No, purtroppo, secondo me, perché una relazione presuppone tutta un'altra serie di cose oltre che piacersi. E quindi probabilmente eh, non è la, persona, è la persona con la quale magari puoi avere dei momenti. Ma se non riuscite ad avere una relazione, vuol dire che non c'è stima, non c'è amicizia, non c'è intesa, non c'è compromesso, non c'è sguardo, c'è solo chimica perché vi piacete tanto. E, e non basta. Purtroppo non basta. Mi dispiace. Ma non devi avere requisiti particolari. Eh, io mediamente lavoro sempre con gli stessi attori. Quest'anno poi ho deciso di fare lo scritturato. La mia compagnia lavorerà pochissimo. Faremo solo un Miserie e Nobiltà a novembre, la compagnia è già formata. Quindi. Non, diciamo che in linea di massima io lavoro sempre con gli stessi attori anche perché sono uno a cui piace poco spiegare le cose e parlare e quindi lavoro sempre con le stesse persone perché mi conoscono bene, sanno già cosa voglio e me lo danno prima che glielo chiedo. Quest'anno poi ho fatto una scelta diversa, ho scelto di fare lo scritturato, per cui non sarò, diciamo, capocomico, a parte in Miseria e Nobiltà, ma anche lì in realtà poi eh, non sono io il capocomico, ma vabbè, c'è cioè, sono aperto a tutte le proposte, basta che abbiano una produzione seria. Ma certo perché sei talmente tanto giovane che quattro anni fa eri un bambino, quindi è normale che ti stai innamorando adesso, prima manco ci pensavi a certe cose. Adesso che sta, ti sta come dire, crescendo l'ormone e allora provi delle sensazioni diverse dal passato. Ma forse non bisogna non dare importanza al giudizio degli altri, forse bisogna dare la giusta importanza al giudizio degli altri, il che non vuol dire fregarsene totalmente, perché è inutile fingere che noi non viviamo in una società e che quindi tante volte il giudizio degli altri è importante. È altresì vero che non ci possiamo lasciare però condizionare la vita dal giudizio degli altri, per cui bisogna imparare a dare il giusto peso al giudizio degli altri. Dopodiché sul come, ti dico solo età, esperienza eh, possono aiutarti, nient'altro. Allora, non c'è nessun fidanzamento prima di tutto. In secondo luogo, quando, quanto è diversa la persona dal personaggio? Eh, molto, molto. Mm, dipende anche da quale personaggio. Che è un bravissimo attore. Non lo conosco molto bene, ma quelle poche cose che ho visto l'ho trovato molto bravo no eh, non ho mai fatto forum perché ogni volta che mi chiamavano per fare forum stavo facendo verdetto finale su RAI 2 per cui siccome diciamo era più o meno lo stesso programma diciamo c'era tutta non, non potevo farli tutti e due ovviamente ah beh assolutamente sì altrimenti non si spiegherebbe come io incontro solo un determinato tipo di persone che che riesce a comportarsi con me malissimo senza farmene accorgere? Ci deve essere un karma, se no, no, assolutamente no. Dipende anche poi dall'intelligenza delle persone che hai vicino, dei tuoi amici. Da... Eh, assolutamente no. Non è difficile vivere nel privato nella maniera più assoluta. Poi io sarò pure un personaggio pubblico, non è che sono così famoso qui. Quindi... No, no, perché adesso sto facendo un altro lavoro. Adesso faccio il controllore dei biglietti ai trenini dei matrimoni. Beh. Adesso io non apro questo genere di argomento perché, sinceramente, anche no. Credo che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che sia stato gestito malissimo, che Tachipirina e Vigili Attesa voleva dire omicidio, che le linee guida sono state tutte sbagliate dal primo giorno, che il pipistrello non è mai esistito, che ci hanno raccontato una serie di balle incredibili, che anche la cura. Non è così efficace come hanno voluto farci credere all'inizio, che stiamo pieni di figuracce nei confronti di tutto il mondo, dove invece con le proprie popolazioni sono stati molto più chiari. Ah, tu li chiami napolesi? No, io li chiamo napolegni. Eh, beh, è, bello, è la stessa cosa. No, che penso, mi fanno gioco, per cui va benissimo, nel senso che creano il motivo per la risata. Quindi, da quel punto di vista, va benissimo così. Non te la vengo certamente a raccontare a te. Chi si iscrive a questo sito e paga un abbonamento vuole soprattutto discrezione, quindi saranno fatti della persona che ha fatto quella richiesta. E se non mi piacciono le auto, come faccio ad avere l'auto dei miei sogni? Non ritieni che queste due, cioè che la tua frase contenga un ossimoro evidente? Non mi piacciono, quindi non ce l'ho l'auto dei miei sogni. Conto i semini nelle angurie. No, quest'anno niente, Mykonos, eh, perché io in realtà ci andavo per stare con Mariano, con Priscilla. Priscilla quest'anno va a fare solo un paio di spettacoli, non farà tutta la stagione lì. In quel periodo, io sono ad Atene, quindi non sarà possibile andarci. No, no, ci faccio caso, è come si posta in determinati orari e a determinata distanza un posto dall'altro. Eh, la, la strategia del, di, di gestire i social è anch'essa uno studio preciso. Io ti ringrazio molto, eh, grazie per aver deciso di seguirmi, continua a farlo. Ti abbraccio forte. Uh, nella vita privata dei miei colleghi radiofonici, sai io nella vita privata non frequento nessun collega radiofonico, ora che ci penso. Sono molto amico di molti, ma ci frequentiamo poco. Come non hai capito perché esce quella domanda? Quindi non hai capito che è un gioco? Ah quindi non ti è chiaro che è un gioco, cioè loro me lo chiedono e io do risposte strane e loro si divertono e io pure, devo dire la verità, non l'hai capito, e che devo pensare? Nulla, nulla che si possa dire, perché se no mi bannano un'altra volta, quindi è meglio che sto zitto, e lo devi chiedere alla proloco, chiama la proloco di Ischia, dici senti Dio che cosa devo vedere assolutamente, Sant'Angelo, vatti a fare un giro a Sant'Angelo, come dovrebbe essere il mio partner ideale? Il mio partner ideale dovrebbe essere una persona onesta. Non ho ancora avuto il piacere di incontrarne sul mio cammino, nonostante io abbia ormai un'età notevole. Però mai dire mai. Magari un giorno una persona onesta riesco ad incontrarla. Eh, cosa dovrei cambiare di me? È eh, un sacco di roba. Devo lavorare tanto su di me. Eh, proprio tanto 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 ma infatti probabilmente è anche la coscienza eh, di dover lavorare tanto su se stessi che mi ha impedito fino a questo momento di avere delle relazioni molto lunghe, perché so bene che io sono fatto in un certo modo e che dall'altra parte c'è della... sempre una resistenza. Sai qual è il discorso? Allora adesso te lo, ve lo dico proprio fuori dai denti. Eh, il problema è che purtroppo i rapporti d'amore, almeno per quello che i rapporti d'amore, insomma, le, le frequentazioni, le conoscenze, si basano sulle strategie. Non, lo, non chiamare troppo quella persona perché sennò quella persona si avvilisce. Non lo dire a nessuno perché sennò quella persona si sente oppressa. Non lo cercare perché sennò lui o lei non prova che cosa vuol dire la tua mancanza. È tutta una continua strategia. E io mi rompo il cazzo. Cioè io se voglio, ho cioè voglia di chiamare, voglio chiamare, se lo voglio dire a una persona, glielo voglio se mi viene di dire un ti voglio bene, lo voglio dire. Se mi viene di dire un ti amo, che magari non è, però nella passione del sesso può succedere che si dicano anche delle cose un po' più forti di quelle che si pensano realmente. Io lo voglio dire. Cioè voglio avere la libertà di essere quello che sono e questa cosa purtroppo non è possibile. Cioè io mi sono reso conto dopo tantissimi anni che non è possibile essere quello che sei. Devi fare la strategia. Devi stare attento a dosare. A dosare le parole, a dosare le azioni, a dosare. allora mi rompo cazzo e dico, vabbè, ma chi vuol Sto tanto belli solo, ma sto una meraviglia, no? Guarda qua ma sto tornando a Romardo, tutto liscio liscio.